Los Angeles, 1947, venerdì. Un giorno come tanti per gran parte della popolazione della città. Migliaia di persone brulicanti, instancabili, indaffarate a migliorare il proprio futuro, a lasciare la loro impronta nella società, o il più delle volte, semplicemente a sopravvivere. E mentre su Los Angeles calavano le prime ombre della sera, in quella terra di nessuno, dove le attività frenetiche del giorno stavano per lasciare posto a quelle altrettanto frenetiche della notte, gli ultimi raggi di sole rimanevano testardamente attaccati alle sommità degli alti palazzi del centro. In cima a uno di questi, contro la grande facciata bianca, risaltava da lontano un puntino scuro. Il puntino era in realtà un uomo, in piedi, rigido, sul cornicione. Quest'uomo. Sono uno stupido. Sì, uno stupido. Un cretino. Dice, hai mai visto un cretino? E io, eccolo. E dire che dopo tanti anni di esperienza avrei dovuto aspettarmelo. E invece no. Un idiota nei guai, Grossi, che mi è saltato in mente poi di fare questo mestiere, l'investigatore privato, ma io dico, potevo fare il pasticcere, il notaio, il parcheggiatore, no, il detective, a sognare soldi, zero, donne, zero, solo botte, tante, quante, solo botte e whisky. Anzi, no, mi correggo. Botte, whisky e guai. Grossi. Ma non è così che questa storia ha avuto inizio. Forse è meglio fare un passo indietro, quando tutto è cominciato, nel più classico dei modi. You choose, but I'm all confused.
Piuttosto importante. Ho proprio bisogno di lei, Beppe. Mio marito è scomparso. Andiamo per ordine. Come si chiama suo marito? 73. Come, scusi? 73. Ah, capisco. E mi dica, signora 73, da quanto tempo è scomparso? 64. Prego. Signora 64, non 73. Ho conservato il mio nome da signorina. Certo, mi scusi, signora 64. Mi dica, da quanto tempo è scomparso? Sono ormai quasi 2 giorni. Mi avverte sempre prima di assentarsi, ma questa volta non ho ricevuto nemmeno una telefonata. Sono molto preoccupata. Capisco. E qualcosa mi dice che non è andata la polizia, vero? Sì, in effetti sono un po' titubante, sa. La faccenda è molto delicata. Ah. Sì, in effetti non è che mi fidi molto di loro. Credo anche che ce l'avessero con lui. Crede? Infatti ne sono quasi sicura. Mi è capitata di sentire una conversazione tra mio marito e il maggiordomo alcuni giorni fa. Che tipo di conversazione? Non ho capito bene. Cose di affari. Ma erano entrambi turbati e la parola polizia è uscita fuori varie volte. Il maggiordomo, che poi rimanga fra noi, è quello che gestisce i conti, sembrava molto agitato. A volte quell'uomo ha degli atteggiamenti strani. Sa, non è che mi piaccia molto. Non so più cosa pensare. Quest'ansia è insopportabile. Vorrei che lei mi aiutasse, ma in maniera discreta. Mio marito è un uomo molto conosciuto e non vorrei suscitare scandali. Sa, forse poi una cosa da niente. Sa, io sono una persona così riservata, pudica. La prego, mi aiuti. Le darò qualsiasi ricompensa. Qualsiasi? Qualsiasi. Sono molto occupato, ma credo che accetterò il caso. Grazie. Attendo un attimo. Pronto? Pronto, signor Sei, ma che fa? Dormiva? Che fa? Lo chiedo io, dormiva? Io non dormiva. Io pensavo. Sì, vabbè. Senta, mi ascolti bene. Se mi cerca qualcuno, io non ci sono per nessuno. Non faccia salire nessuno. Ha capito? Pito? Ha capito? Pito? Ha capito. Pito, sì, Pito. Che le succede? Tutto bene?
Sì, grazie. Solo all'idea di tornare in quella casa vuota ed enorme mi vengono i brividi. Ogni piccolo rumore, ogni scricchiolio mi fa sobbalzare. E poi quei passi inquietanti di quel strano maggiordomo. Io non ce la faccio. Non riesco a starci senza mio marito. Non si preoccupi. La sua presenza per il momento non è indispensabile. Forse è il caso che si rilassi. Mi dica, lei ce l'ha un posto dove stare per un paio di giorni? Sì, potrei andare da mia madre appena fuori città. Benissimo, ci vada subito. Mi scriva qui il suo numero. Se avrò bisogno di informazioni, la contatterò. Oh. Mi sento molto meglio. Grazie, signore. Detective. È così che si dice, vero? La prego, mi chiami pure con il mio nome. Che sarebbe? 44. Una città. Un detective squattrinato nel suo ufficio. Una bionda che entra con un caso da risolvere. Tutto secondo copione. Che cosa manca? Un nightclub. Un bar fumoso dove bersi un whisky con un amico, voltarsi al passaggio di un bel paio di gambe e, se possibile, evitare la rissa. Sì, in questa storia c'è anche quello. La notte è scesa in città. Le insegne sono accese, le gole assetate. Tutto è pronto per una serata al Pink Flamingo. Fermi, fermi, fermi! C'è puzza di tiri piatti! Ex tiri piatti! E la puzza me l'hai attaccata tu, quando eravamo in pattuglia insieme. Io me la sono lavata via col whisky. Allora dammene uno. Certo che il Pink Flamingo è diventato un mortorio. Non dirlo a me, arrivano, si siedono, stanno qui tutto il giorno con una consumazione sola, guardali. 91. Eh? Quel tipo lì, mi sembra di averlo già visto. Lo conosci? No, non mi pare. Fai finta di niente. Non assomiglia a quel serial killer, quello delle coppiette. Le faceva a pezzi e le conservava nel frigorifero. Ma sì, ora che me lo fai notare! Ma parla piano, ci sta guardando. Ridi, ridi. C'è poco da ridere. Senti questa. 73 è scomparso. 73, 73! 146. Non scherzare, stai parlando di 73, il mio capo, il proprietario di tutta la baracca. Credi sia successo qualcosa di grave? Ancora non lo so, ma la sua elegante signora me l'ha appena detto in latino. E il caso è mio. Stai per avere un amico famoso. A proposito, forse è ora che mi dia da fare. Tu che sai dirmi di lui? Ma che vuoi che ti dica? È un grande industriale, ma questo lo sai. Certo, quando sei un imprenditore di quel tipo, i piedi li pesti per forza qualcuno e le mani in qualche maniera te le sporchi. Però, poi va a capire. Una cosa che mi viene in mente è quel fatto di 10 anni fa. Ma sì, ti ricordi? Durante una battuta di caccia ci fu un incidente. Nella sua tenuta morì un tipo, anche lui un pezzo grosso. 37, il padre del mio cameriere. Giusto. È stato in quell'incidente che il tuo bel cameriere 12 ha perso un occhio. E se non ricordo male fu proprio suo padre, 37, a far partire quello scandalo di corruzione. Quello scandalo lo ricordo molto bene. Comunque, da quel momento 73 è stato come un secondo padre per 12. Lo ha salvato dalla strada, gli ha dato un lavoro. Ma sai che non mi ricordavo che 12 fosse figlio di 37? No, no. Ecco chi assomiglia a quel tipo! A 37! E del suo maggiordomo? Che sei dirmi? 13! Oh, quello! Un pazzo!
maniaco della precisione fino alla follia. Pensa che ha una collezione di pipe a cui tiene in maniera morbosa. Guai a toccargliele le sue pipe! Odia il disordine, non sopporta il benché minimo contatto fisico. Che poi voi non è mica solo il maggiordomo, no, 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 è anche il contabile. Lui arriva qui, controlla tutto, qualsiasi cosa, poi torna a casa a fare i conti. Guarda, un tipo praticamente tutto casa e ufficio, dai, che poi nel suo caso coincide. E lì, a casa di 73, ci sei già stato. Ah, ci ho già pensato. Ci vado domani, oggi il maggiordomo è in giornata libera e rischio di non trovarlo. Ah, ora in casa non c'è nessuno. E quindi, senza maggiordomo né padrona, posso avere la casa a disposizione. E chissà che non salti fuori qualche indizio. Quando risolvi il caso e diventi ricco e famoso, ricordati di me. Sono io che ti ho insegnato a entrare in casa degli altri senza lasciare nessuna traccia. Non sperare che io diventi ricco e famoso, altrimenti andrò in un bar decente a bere un whisky degno di questo nome. E intanto, il bicchiere te lo sei scolato. Segna pure. Segna. Si pagassero i conti in questo bar. Capito? Si pagano i conti in questo bar. C'è nessuno?
con la mia trompetta. Ovi, ovi! Quella squadrina di 64 si è dimenticata di chiudere la porta! La chiave! Un'altra volta. Con la mia doppia blu. Bobby, Bobby! Dobbiamo continuare a parlare attraverso la porta. Grazie. Prego. Immagino lei sia 13. Le scarpe? Immagino bene. No, le pulisca per bene. Prego. Che cosa vuole? Un whisky va benissimo. Senta, signor 44. Detective 44. Senta, non tocchi niente in questa casa, specialmente quello. È un pezzo raro. Raro quanto? 221. Così raro? Sì. E a che cosa devo il motivo della sua visita? 73. Oh, non c'è... Lo so. È per questo che sono qui. Giusto un paio di domande, a tempo? No, mi dispiace. Sì, ce l'ha. Mi dica. Mi dica, da quanto tempo lavora per i signori 73 e 64? Da una vita. Vanno d'accordo? Li vedesse, due piccioncini, il matrimonio perfetto. Beh, lei le chiede i soldi e lui li dà. Già, i soldi. Mi piacerebbe sapere se nell'ultimo periodo avete avuto problemi finanziari. Sì, e a me piacerebbe tanto sapere perché Babbo Natale quest'anno non è passato a trovarmi. Ci tenevo così tanto. Le ripeto la domanda. Mi piacerebbe sapere... Mai avuto problemi. Probabilmente lei potrà rispondermi mai avuto problemi. E in quel momento potrebbe venirmi il dubbio che 73 avesse affari loschi tra le mani. Un giro sporco che l'ha tenuto a galla per tutti questi anni, sopravvivendo addirittura allo scandalo di 10 anni fa, a quel maledetto 1937. Ma perché le dici a me queste cose? Io sono solo il maggiordomo. Smettiamola di giocare. È lei che tiene i conti di quegli affari. Io? Queste cose non le ho mai dette, eh? Che ne dice? Lei a questo punto potrebbe obiettare con un, che so, queste cose non le ho mai dette. E ciò mi farebbe venire in mente una teoria, ma è solo una teoria, intendiamoci, secondo cui l'esistenza di quel giro sporco potrebbe essere confermata da qualche documento presente in questa casa. Una di quelle carte che possono essere gestite solo da una persona brava con i numeri e soprattutto molto fidata. Oh, devo dire che lei è bravissimo, molto astuto, ma come mai non lavora in polizia? È una lunga storia. Gliela racconto un'altra volta, oggi non ho tempo. Ho lezione di contrabbasso. Comunque, mi dica, cosa faceva prima di diventare il maggiordomo dei coniugi 73? La bella vita. Con chi? Con bella gente. Dove? Negli Stati Uniti d'America. Lavorava? Dipende. 3 più X, quanto è X? X. Esatto, lei è bravo con i numeri. Intorno a 73 ne girano parecchi. Senta, signor... Detective,
Si dia il caso che il mio capo, il signor 73, sia uno degli uomini d'affari più grandi di tutta Los Angeles. E gli affari si fanno con i soldi, gli stessi soldi che sono sicuro qualcuno sarebbe disposto a pagare per rovinargli la reputazione. Ma dove ci sono i soldi, c'è anche il potere. Il 73 è un uomo molto potente e le conviene non stare a scherzare con il potere, la sa? Questa suona come una minaccia. Ah sì? Oh, ma era solo la risposta alla sua domanda. Bastava un sì. Ricapitolando, lei non è solo il maggiordomo dei codici 73, ma anche il contabile. Io non ho mai detto queste cose. Senti, amico, adesso basta. Dimmi quello che voglio sapere, sparo presto! Non lo vedo da 2 giorni, è sparito! È sicuro? Eh sì, ma non è pipa. No, io parlavo di 73. 13. Oh, mamma mia. 13. Oh, mamma mia. Ma non è pipa. Mentre lei guarda le pipe, io do un'occhiata alla casa. Di qua si va in soffitta, vero? Pedro, dove va? Cioè, mi nasconde qualcosa? Ma no, è che di qui si va solo verso una soffitta tutta impolverata, no? Con un... Va bene, va bene. Se proprio insiste, rimaniamo qui. E giochiamo un altro po' con le pipe. No, fermo! Ok, d'accordo. Dopo di me. Ah. Ecco, questa è la soffitta molto ampiosa, spaziosa, polverata. Quelle non abbiamo ora, arrivederci, grazie. Allora. Eccolo qua. Abbiamo trovato 73. Proprio qui in soffitta. Come me lo spiega? È pieno di polvere. E poi il polvere! Fermo, fermo, cosa fa? Non tocchi niente! È pieno di polvere! La polvere! Lo sa che cos'è la polvere? Lo sa che cos'è la polvere? Sono piccole particelle che si attaccano dappertutto. Che ne so, apri una fabbrica in Brasile e la polvere si deposita qui. Eroto un vulcano in Islanda e la polvere si deposita qui. Soffio un po' di vento in Australia e la polvere si deposita qui. Ma non solo, non solo. Sono io. Io stesso a fare polvere. Con le mie scarpe, con le mie unghie, con le mie cellule morte. E poi non solo, io ci provo a pulire, ci provo, ma poi arrivano ospiti indesiderati con le loro scarpe piene di terra, con i loro vestiti pieni di fibre, con le loro cellule morte. Fermo, fermo. Non tocchiamo niente. Andiamo adesso. Dobbiamo chiamare la polizia. Dopo di lei. Questo è il mio numero. Se non mi trova, lasci detto al portiere. È una persona di fiducia. Di 17. Ci mancava solo il messicano. Hola amigo, ¿cómo estás? Soy 44. 44? Cosa vuoi? Voglio farvi un regalo. Oggi mi sento buono. Un cadavere. Un cadavere.
Di chi? 73. Se 73. È morto 73? Oh, ispettore 71, è tanto tempo che non ci sentiamo. Dove sei? Sono mancato. 44, dove sei? A casa di 73. Com'è morto? Si è fatto una bella cravatta con una corda. Un suicidio? Probabile. Sei solo? Contando anche il pendolo umano su insufficio. 44, sei solo? C'è il maggiordomo, 13. Non muovetevi, non toccate niente e non avvisate la stampa. Tra poco saremo lì. Fate presto, comincio già a sentire la vostra mancanza. 17? 73 è morto. Tutto fa pensare a un suicidio. Tu cosa ne dici? A questo punto è rimasto solo 13 a sapere dove si trova la lista Pigreco 2. Andiamo a farci due chiacchiere. No, non era così che 44 pensava sarebbe andata quando accettò il caso. Una persona scomparsa è una cosa, un morto un'altra. Ma questi sono tempi duri ed è meglio non fare gli schizzinosi. Un caso è un caso e un cadavere non basta di certo a fermare un detective dalle spalle robuste, determinato e inarretrato con l'affetto. Va bene, signora 64. La terrò aggiornata. Pronto? Pronto, mi sente? Sì, le dicevo che... Pronto? Sì, rimanga lì dov'è. Sì, la chiamerò io. Arrivederci. 12. Fammi un whisky, triplo, quadruplo, oppure moltiplicami un doppio whisky per tre. Insomma, dammi da bere e riempimi il bicchiere. Va bene. Morruccio, vuoi che ti tengo io un po' compagnia? Vuoi passare un po' tempo con me? Grazie, pupa, ma ora non è il momento. Magari più tardi. Come vuoi, 44. Io sono qui per ora, ma non sarò qui per sempre. E non giochi a fare il prezioso con me. I bravi ragazzi non mi sono mai piaciuti. Si è svegliata male o la disegnano così? Ma non lo so, oggi è un po' strana. Allora, come è andata a casa di 73? Racconta. Un attimo, prima mi serve proprio quel whisky. 12, ma quanto ci vuole? Ehi, 12! Tu non dirmi dormi di lei, seguo attenzione, e io verrò lì. Io verrò con l'ordinazione. Siamo qui a beverci un drink e io mi accingo al Pink Flamingo. Ed il tuo whisky è qui, ma non dirmi stai migliorando. Secondo me diventa un successo. Come no, ma forse sarebbe da mettere a posto il testo. Perché? È perfetto. Hai ragione, complimenti, continua così. Già, a proposito, che cosa stavate dicendo di 73? No, dicevamo che sì. Quel tipo là non assomiglia a 73. Quello là? Aspetta un attimo. Offre la casa. No! Ma come no? Guarda l'occhio! C'ha l'occhio perfido! Quello? Ma va! Quanto mi diverto a prendere il giro 12! Meno male che ci sei tu a tirarmi sul morale.
Non sai cosa è successo. Cosa? Racconta. Edizione straordinaria! Edizione straordinaria! Morto 73! Il cadavere del famoso imprenditore trovato rigido, penzolante e a lingua di fuori! Come mai si è ucciso? Soldi, sesso e prostituzione! Quali altri torbidi segreti nascondeva quell'uomo? Tutti i dettagli nell'articolo! Edizione straordinaria! Edizione straordinaria! Questi della stampa sono incredibili, non capisco come fanno. Dai qua, 73 è morto. Oh mio Dio, il mio capo si è suicidato. Sono rovinato. Stai tranquillo. E comunque c'è qualcosa che non mi torna, non sono sicuro si tratti di suicidio. E cioè? 86. Se ti offro un whisky me lo fai in sorriso. Per un whisky potrei mandarti in paradiso. Per quello mi basta vederti, pupa. Mettimi un po' di musica. Che musica vuoi? Sorprendimi. Se ti suicidi, lascio un biglietto, due righe. Invece non ho trovato nulla. Beh, non sempre chi si suicida lascia un biglietto, eh? Forse, ma perché lo ha fatto? 73 aveva tutto quello che si può desiderare. Tutto. Invece me lo trovo lì, appeso. Sì, sul lavoro sembrava anche a me non avere problemi. Però nella vita privata, vai a capire. Oh, comunque l'hai trovato tu, no? Allora racconta! Allora, io entro in casa, no? Facciamo un'altra bella chiacchierata. È vero 17? Sì. Muoviti, porco! Proprio una brutta storia. Ora le cose sembrano complicarsi. C'è qualcosa che non è chiaro. Documenti spariti nel nulla. Poliziotti dalla mano pesante un po' troppo curiosi. Un maggiordomo di ferro che così sicuro di sé forse non è e che ha appena rivelato il suo grande segreto. Il sole cala all'orizzonte, dipingendo di colori caldi il cielo e di tenui viola le nuvole di fumo delle fabbriche. La brezza che sale dal mare rende la sera piacevolmente fresca e frizzante. Ma
nonostante l'atmosfera, o al contrario proprio per questo. Forse il tramonto è il momento peggiore della giornata in cui tirare le somme della propria vita e fare i conti con se stessi. Forse il tramonto è il momento peggiore in cui rendersi conto di essere rimasti soli. No. Non pensavo ci si sentisse così nel momento di morire. Se fossi un personaggio di un romanzo, a questo punto potrei gridare, mandare a fare in culo tutti! Gli Stati Uniti d'America! L'Argentina! Invece no. Se invece fossi un personaggio teatrale, a questo punto scatenerei parole su parole, con piene di rabbia! Invece sono qui, apatico, che non sento niente. E che differenza fa se continuo a mettere in ordine, a pulire, a... Ora che 73 non c'è più, che cosa mi rimane? Ma perché? C'è solo un sogno, irraggiungibile, di che cosa? Mi sono illuso! Mi rimane solo questo. Sei qui per la spazzolare. Anzi, 5 pipe da spazzolare. Perché? Giusto! Come ho fatto a non pensarci prima? Giusto. Pronto, 44. Senti, io ho deciso di farla ben finita. A questo punto la vita non ha più senso. Non mi interrompere! Tu, so che te la sei vista brutta un po' di anni fa e quindi ti meriti una ricompensa, visto che ti sei rimesso in piedi, va bene? E poi diciamolo, mi stai simpatico, o meno antipatico di altri. Comunque, stai a sentire quello che ti devo dire. Manca la pipa blu. La pipa blu! Cercala! Dentro la pipa blu troverai una targhetta d'oro. All'interno della targhetta vi è inciso un codice. Su questo codice, sì, serve per aprire una cassetta di sicurezza all'interno di una banca. All'interno di questa cassetta di sicurezza vi troverai la lista Pi greco 2. Sì, con i documenti originali, quelli del 1937. I documenti originali, hai capito? Sì, bene. Sicuro? 44 e 73 e fumare banca blu. Scusi, ma lei chi è? Io sono 13. Lei chi è? Chi? Lei? Lui! Tu! Tu chi sei tu? Sì! Quando torna 44? Sì! Sì! Senti, io no? Tu, lei, ma che diavolo di lingua sto parlando? Senti, allora, quando torna 44? Chi sei? Sì! Dopo! Ah già, il portiere. Ci mancava solo lui. Printo? Eh? Printo! 44! No! Io devo dare una lettera a 44! Lettera 44! Sì! Bravo! Ora, tu vieni qui, prendi la lettera e la porti a 44, eh? Dopo! No, ora! Ora, io... Soldi. Io non ho soldi. No, io soldi. Tu qui, io pagare. Ah, sì. Bravo. Allora, tu vieni qui subito, Santa Monica Boulevard 1.
1. Santa Monica Boulevard, santa come... Da come santa, dai, M come Marozza, o come O che Marozza, eh? Marozza! Marozza, bravo, sì! Allora, tu, qui, ora, subito, soldi! Sabato! No, sabato, subito! Subito, 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 subito! Sabato, sabato! Ora? Ah, ora! Sì, sì, sì. Grazie. Quando parla, faccia così, mi scriva il suo nome qua, su questo bel pezzo di carta, io intanto prendo i soldi. Arrivederci.
Arrivederci. A me devono capitare. Oh. La mia pistola. Un regalo di 73. Quanto mi manca? Non credevo mi mancasse così, sai? E ora la mia vita non ha più senso. Che cosa faccio? Continuo a pulire. Ora che lui se n'è andato, che... Ma forse era destino. Forse era destino, non ti ho mai usata. E quindi ti userò la prima volta per un motivo speciale, sì. La prima pallottola e anche l'ultima. Almeno per me. 73. Sto arrivando. Sono 44, aprite. 13 in casa, apra! Le devo parlare. Se ha da dirmi qualcosa lo faccia subito. Altrimenti se ne va. Non lo faccia. Perché? Mi dia due buone ragioni, perché? La prima è che ho bisogno di lei. Insieme possiamo evitare che la reputazione di 73 venga infangata, ora che lui è morto. E la seconda? Se si spara, chi pulisce? Non so come faccia lei, eh? Il mio carisma? Sì. Forse posso ripensarci per un momento, va bene? Ok. Le dico una cosa. Anche se la polizia chiuderà il caso come suicidio, ho forti dubbi che 73 non si sia suicidato. Le dico una cosa. Sherlock Holmes e Watson erano colleghi. Cosa intende dire? Che mi sta raccontando una storia già scritta. Mi faccia capire, oggi mi sono svegliato stanco. No, mi faccia capire, lei non ha letto la lettera? No, quale lettera? Ma come quale lettera? Non l'ha letta? No, quale lettera? Ma come quale lettera? L'ho appena data a 9 che è uscito di qui per recapitargliela. Non conosco nessun 9. Oh. Va bene, senta, lasciamo stare, eh? Tanto lei è qua e posso benissimo raccontarle il contenuto di quella lettera. Va bene? Ora mi scrive anche le lettere, sono lusingato, come mai? Perché la reputo un poliziotto, onesto. Mi dispiace se mi servo da te. Prego, faccia pure. E poi si metta a sedere. Le racconto una storia, le dice niente il 1937? Già. Uno scandalo colpisce Los Angeles. Molti poliziotti corrotti vengono arrestati, tra cui lei. Già, a carico suo ci sono prove schiaccianti. Peccato che queste prove siano state falsificate. Già, lei prova a giustificarsi in ogni modo, ma è costretto lo stesso a passarsene qualche anno nel California State Prison. Ora, chi ha falsificato quelle lettere e quei documenti è lo stesso che ha falsificato altre cose, ma è lo stesso che lei ha trovato stamattina lassù, in soffitta, impiccato. Già, 73. Ma non solo. 73 ha anche scritto una seconda lista, la lista P2. Già. Per arrivare alla lista serve un codice. Qual è? Non lo so. Come non lo so? Non l'ho mai saputo. Non ne ho mai avuto il bisogno. Era l'unico che sapeva, poi era 73. E l'ha nascosto e con un codice scritto dentro una targhetta. E lei naturalmente quella targhetta non l'ha mai letta. No, non ho mai avuto bisogno, è sempre stata qui. Dov'è? In casa, non lo so, è sparita. Come? Quando? Guarda caso, proprio prima che 73 morisse. Eh? Senti, ti starò anche simpatico, ma mi è venuta una gran voglia di prenderti a calci. Come, no? Basta, giochetti, dimmi dov'è quella dannata targhetta! Come ha fatto a non pensarci prima?
Tieniti forte, 44. Questa è roba che scotta. Il codice segreto si trova dentro una targhetta che... anni dallo scandalo che sconvolse istituzioni, politica e forze dell'ordine. Caso 13. La polizia brancola nel buio?
L'assassino alle ore contate, afferma l'ispettore 71. Domani, all'Associazione Commercianti contro il Racket, cerimonia a ricordo del compianto 37, imprenditore deceduto per un incidente di caccia nell'agosto del 1937. Una grande serata mondana si è tenuta sabato scorso al Film Flamingo. Presenti star, celebrità dello spettacolo della moda e della politica. L'ultima apparizione pubblica dello scomparso 73, accompagnato dalla moglie. Hai mai fatto caso alla coincidenza? Se prendi il nome di nostro padre 37 e lo leggi al contrario, ottieni il nome di quel bastardo 73. Come si dice? Sì, è un palindromo. Dunque, innanzitutto si dice palindromo. Forse, ma si scrive palindromo. Ma se non sai scrivere? Che c'entra? L'avrò letto da qualche parte. Ma se non sai leggere? Allora, me l'avrà detto qualche cliente ignorante. Mica sono tutti come te. Vabbè, senti, Allora, un palindromo è una parola che se la leggi da sinistra verso destra o destra verso sinistra, non cambia. Capito? Sì, come fare difficile a volte, fratellino. Ti faccio un esempio, Allora, prendiamo la parola afa. Allora, la parola afa, se tu ora la leggi da sinistra o da destra, non cambia, rimane afa. No, capito? Sì, capito. Allora, fammi un esempio. Ma un esempio di nome di persona palindromo. Anna è un palindromo, ma non è un nome di persona. Allora 37? No, perché se tu prendi 37 e lo leggi al contrario diventa 73. Appunto, è quasi un palindromo. È un palindromo? Questo si fa all'inizio, no? Ma sì, guarda, secondo me io non... A volte non capisco come io e te siamo diventati sorella e fratello. Sorella e fratello. Sì, guarda, è facile, eh? Papà ha portato un ape sul cuore di mamma e sono nata io. E dopo la zicogna ha portato un cavolo e sei nato. Ecco come siamo diventati fratelli. Beh, ma come alla tua età tu non sai come si nascono i figli? Senti, ora dobbiamo parlare di cose più importanti. No, sono proprio queste le cose importanti nella vita. Dimmi, sei mai stato con una donna? Ho già detto che di queste cose... Che domande sono? Ora dobbiamo concentrarci su chi ha ucciso 73, l'assassino, e poi cercare di trovare la lista. Allora è un uomo che cerchi. Potevi dimmelo prima. Ma guarda che io non mi scandalizzo mica, quando c'è l'amore! Ma che l'amore, l'amore, ma cosa c'entra l'amore ora? Scusa, alla tua età tu non... Stasera ti presento un'amica! Un amico volevo dire! Lasciamo stare, 86, non ne parliamo più, sorellina, va bene? Ora, perché queste cose... Cosa mi dicevi di 73? Ah già, 73! No, se solo nostro padre non fosse morto in quella battuta di caccia, noi a quest'ora avremmo potuto vivere altre vite, capisci? Tu non saresti diventato un servo. Ma, e tu una puttana? Si dice peripatetica. Ma come non sai dire palindromo e adesso sai dire peripatetica? 73. Giusto, 73. Non mi basta che sia morto quello lì. Voglio che tutti sappiano che bastardo che era. Sì, e per far sì che questo accada dobbiamo trovare la lista. La lista. Sì, ma fammi ricordare un po' della lista, non me la ricordo bene. La lista lista pi greco. La pi greco 2? Pi greco 2, sì, scusami, sì. La dobbiamo trovare, sì.
Siamo in tanti a volerla quella lista. No. Ma scusa, chi può dare un numero al posto di un nome? Chi è così malato? Comunque, questa cosa la sarà fare la polizia. Ma la polizia? Ma starei scherzando, io mica mi fido di quelle. No, siamo in troppi a volerla quella lista e noi dobbiamo essere i primi a metterci le mani sopra. Allora, 13 ci sarebbe stato utile, ma adesso non c'è. Allora pensiamo. Ti posso confidare un segreto? Ti piacciono gli uomini? No! Ogni giovedì, qui, dal Pin Flamingo, partiva una cassa e arrivava fino a casa di 73. E sai cosa conteneva? Preservativi! No! Allora non mi interessa. No. Armi e alcol di contrabbando! Oh. Sì. Noi andavamo lì, io, e lo portavamo a casa di 73, e 13 ci apriva la porta e noi lo portavamo su, in soffitta. Già, quello lì, 13, mica puliva solo la polvere, Sai, forse chi ha ucciso 13 non vuole che la lista 2 Pi greco venga rivelata. Pi greco 2? Però, hai ragione, sorella, hai ragione. Qualcuno qui ci nasconde qualcosa. Ma chi? Giusto, ma chi? Chi? 44! No. Sì, è 44. Ti ricordi lo scandalo del 1937? Non me lo ricordo bene. Dai, allora, tutti i giornali ne parlavano, avevano pubblicato una lista di nomi di persone corrotte. Sì, ecco, era la lista che aveva, era 73 che le aveva dati quei nomi. Sì, in cambio dell'immunità, e al processo non ci si arrivò mai. Sì, giusto, la chiamavano Pi greco, quindi prima era la Pi greco, adesso c'è la Pi greco 2. Sì, ma scusa, 44 che c'entra? Ma come 44 che c'entra? Lui, no, era all'interno di quella lista di nomi corrotti. Sì. Ma 44, corrotto. Come no? Me l'ha raccontato 91! All'epoca loro erano colleghi, no? Di polizia. No, con pattuglia, insomma, no? Sì, in polizia. E da quel momento, da quello scandalo, gli sbirri qui non li vuole vedere più nessuno. No? Lui, guarda caso, dopo essere stato in prigione, che cosa fa? Fa il detective lui. Sì! No, lui secondo me vuole arrivare alla lista Pi greco 2, cara. Già, questa cosa puzza parecchio, bisogna tenerlo d'occhio. Per questo ci penso io, non c'è problema. No, ma giusto, sorellina, ci pensi tu a tenerlo d'occhio, lo faccio volentieri. Davvero? Allora adesso quando lui arriva, no? Tutti presenti, no? E fai tutto. 86. Ci sono novità? No, ma possiamo inventare qualcosa insieme. Ce l'ho io! Una novità per te. Sei pronto? No. Voglio svegliarmi in una città che non dorme mai per scoprire che sono l'unico Dio, radio di una illumina una! Via i malumori, quelli tristi vanno fuori, e ricomincerò da te, Los Angeles, Los Angeles! Se posso farlo qui, posso anche farlo lì, quindi state Los Angeles, Los Angeles! Ciao, ciao! Bravo, complimenti, sempre meglio! Se quella di primo successo, questa...
Come no, ma forse sarebbe da cambiare il nome della città. Ma perché? Non hai appena sentito, è perfetto, lo sai, tu lo sai. Hai ragione, complimenti, continua così. Vuoi un altro whisky? C'hai già il whisky. Dopo. Attenzione, attenzione! Nuova legge sulla prostituzione! Da domani ogni prostituta potrà viaggiare tra i vari stati degli Stati Uniti solo se dimostra che il motivo del viaggio non è la prostituzione! Uno scandalo legislativo! La polizia è inerme! Dove finiremo di questo passo? Tutti i dettagli nell'articolo "La prostituzione è la caduta dell'America!" Solo le donne sane e per bene possono reagire a questa indecenza! Ehi, biondina, vazzi piano con le parole, altrimenti vai a vendere il tuo giornale da un'altra parte! E perché? Cosa vuoi? Questo è un paese libero e io, se voglio, posso star qui a parlare male delle puttane da quattro soldi come te! Come ti permetti? Io sono una signora! Una signora? Il signore dove l'hai lasciato? Ah, dovresti chiederlo a tuo fidanzatino. È un'ora che lo aspetto! Ma come ti permetti? Vieni qua, ti chiamo tuo figlio! Vieni qui! Sono calma. Allora, subito dopo la porta, a destra o a sinistra? No, era a sinistra. Come mi sono ridotto? Ma se hai mai visto un investigatore prendere il bus di notte? Eccomi. Buonasera. Scusi, è passato il 99? Ah, ho capito. Non mi dica, mia cugina ne aveva uno uguale, poi è morto. Si muore tutti, no? Uno può starci attento quanto ti pare, ma alla fine muore. Magari uno campa un sacco, come quel tipo della Bibbia. Com'è che si chiamava? Già. Ecco, uno campa 1000 anni come lui, ma alla fine giace! Quando non se lo aspetta, giace! Muore. Uno può starci attento per mesi, anni, quello che ti pare, ma giace! All'ultimo momento. Dico l'ultimo! Uno non se l'aspetta mai. Magari era lì che pensava, ora arriva, ora sta per arrivare. E mentre pensa le parole, sta per arrivare, zacchi! Zacchi! Poi, che poi per certo non lo so io, eh. No, non sono mai morto prima, mai! Almeno credo. No, per forza. Altrimenti non sarei qui ora. Nessuno torna a vivere dopo morto, nessuno. A parte uno, a dire il vero. Ma io non è che ci creda tanto, no. Tranne quando mi conviene, allora sì ci credo. Lui e poi delle piante in Cina che fanno dei semi, che stanno lì un sacco di tempo, tipo 100 anni. E poi rinascono all'improvviso, senza che nessuno gli dica niente. Plop. Bene.
Ma quelle non sono proprio morte morte, no, sono solo un po' morte. Immobili. E poi... Plop. Vive. Forti, eh? Zac. Plop. Zac. Plop. Zac. Ecco, se non arriva il plop, sei fregato. E a meno che tu non sia un messia crocifisso o una pianta cinese, il plop non arriva. Lei mi sembra un tipo robusto, per lei niente zac, almeno per un po'. Bene, son contento. Per lei intendo, eh. Che poi morire non sarebbe mica un problema. L'importante è andarsene lasciando tutto a posto. Già, quello è l'importante. Matusalemme! Ecco il nome del tipo nella Bibbia. Quello di prima. Mi è venuto in mente. Caro il vecchio buon Matusalemme. Sì, lasciare tutto a posto. È una parola. Prenda me. Un giovane poliziotto, onesto, bravo, credo. Uno a cui avresti affidato la nonna, il gatto e la bottiglia del miglior whisky prima di partire per il giro del mondo. Sapendo che al tuo rientro li avresti trovati tutti e tre integri. Tutto filava liscio, il lavoro, gli amici. Poi il disastro, il baratro. Il fondo del bicchiere. Mi auguro per lei che non lo abbia mai toccato il fondo del bicchiere. Si sta da schifo laggiù. Corrotto. Io, cacciato con disonore e infamia, costretto per quelli che sono sembrati un milione di anni in una cella 3x3 con borseggiatori, ricattatori, spacciatori e la peggio feccia della città, che si divertivano un sacco ad avere come poliziotto un compagnuccio di giochi. E giocare a dama usando come pedine i miei denti non è il mio ideale di divertimento. Come dice? Ah, ma guardi che non è mica stato quello lì in fondo, sa? Il peggio è arrivato dopo, una volta uscito, tutti spariti. Manco avessi la peste, andati, puff, deserto, solo. Come un cane solo, ignorato, e quando non ignorato, evitato, scansato, deriso, sbeffeggiato, schifato. E sono un pozzo profondo e buio, e io che mi ci rannicchiavo, ripetendo ossessivamente un'unica, insistente, lacerante domanda. Perché? E ancora me la ripeto, Giorno e notte, non ho mai smesso. Mentre leggo i risultati delle corse o mi cucino qualcosa, mentre interrogo qualcuno, sto sdraiato sul divano, mentre pago le bollette, faccio una telefonata, mi compro un sandwich, mi metto un dito nel naso, do un calcio a un sasso, perché? 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 Sì, sì, certo. Mi interessava anche sapere chi fosse stata a incastrarmi. Ma sapevo che a quello prima o poi ci sarei arrivato. Ci è voluto un po', ma alla fine è venuto fuori. 73, niente meno. Ma scherzo, ma quale sollievo? Ora è addirittura peggio. Il perché si è ingigantito, gonfiato a dismisura. Occupa ogni cellula del mio cervello, preme dal di dentro contro le pareti della scatola cranica, pulsa vivo e vorticoso, fuoriesce il liquido dalle orecchie e dal naso, scende amaro giù per la gola, riempendomi lo stomaco e bruciandomelo fino a scoppiare, aumentando a dismisura, sempre di più, espandendosi inarrestabile fino a quando i miei visceri sono tesi allo spasimo e non riescono più a contenerlo. E allora risale impetuoso, sparato verso l'alto ed esplode, eruttando con un fiotto di lava bollente. Perché?
dire che c'ero quasi. Stavo per avere l'indizio giusto. Era lì, a un metro da me, sulle labbra di 13. Poche parole ancora, e tutto sarebbe cambiato. Tutto sarebbe tornato a posto. E non avrei più avuto paura di morire. Un secondo ancora, poche parole, due, forse tre. Al posto delle parole che mi avrebbero salvato, uno sparo. Poi il silenzio, la fine, il buio, nessun altro indizio. Solo il permanente rimbombo di quella parola. Perché? Me lo presenti il tuo amico? Sembra una persona interessante. Di sicuro più intraprendente di te. Oh, che è successo? Sei triste, ti fa arrabbiare. Adesso basta. Tu hai finito di derire. Tu, stanotte, vieni con me. Alla buon'ora. Alzi piano. Sono pur sempre una signorina rispettabile. Si allontanano, sole nella notte, verso il limitare della città, dove le insegne luminose si fanno più rade, fino a sparire, e la musica che fuoriesce ovattata dai locali ancora aperti, lascia il posto al silenzio. Qui, solo qualche rumore sporadico, un bidone che si rovescia, il clangore di un coperchio che cade, i lamenti dei gatti nelle loro scorribande corsare. Potrebbe sembrare una notte qualunque, in un luogo qualunque. Ma il nostro eroe non si lascia più ingannare. Questa non è una città come le altre, lui lo sa. Qui il paradiso è a due passi dall'inferno,
Qui la vita colpisce duro, al basso ventre, ripetutamente. E lui non molla. Questa non è una notte come le altre. E se c'è una donna che gli piace, lui la prende e la seduce. Bisogna fare piano, se no i vicini si arrabbiano. Questo è un condominio signorile. Perché bussi? Così ci aprono. Ma chi c'è dentro? Nessuno. Come sei intelligente. Le chiavi ce l'hai? Sigaretta.
Perché hai gettato via la mia sigaretta? Era verde. Verde? Mm. Certo che tu sei proprio ubriaca. Non mi offri qualcosa da bere? Whisky? Non hai delle bollicine? Sai dove mi piace bere il whisky? A letto. Sei stanca? Buonanotte. No, insieme a letto. Mi fai vedere dove è la camera da letto? Il 44, vivo, morto!
Aprire! Ma cavolo, sei tu, sei? Aspetta, sono al cavolo solo questo. E ora che faccio? Che diavolo faccio? Polizia! Apri la porta! 44? Facci entrare! Abbiamo bisogno di dare un'occhiata in giro e di fare due chiacchiere. Sono sotto la doccia. Che brutta immagine. Ce l'avete il mandato? Sì, certo. Adesso sfondiamo la porta e te lo facciamo vedere. Un attimo, tolgo il balsamo e arrivo. Brutta immagine. Che brutta immagine. Buongiorno, 44. Possiamo disturbarti? Se dicessi di no? Ti chiederei come mai non hai i capelli bagnati. Uso la cuffia sotto la doccia. Mentire ai tuoi ex compagni non si fa, 44. Ed è anche reato. Vedo che la tratti bene, la signora delle pulizie. Ieri avevo lezione di clavicembalo. Mi piace il clavicembalo, ma io vorrei sentire un'altra musica. 17? Mm. Fai vedere al signore che cosa vuol dire ordine. Con molto piacere. Di cosa sono accusato questa volta? Mi piace arrivare subito al dunque. Omicidio. Premeditato. Duplice. È un'accusa molto grave, sai. Sono almeno 50 anni. Forse anche la pena di morte. Ma tu questo lo sai. Chiacchiere. Non hai le prove e nemmeno il movente. Zitto! Tu mi fai schifo. Sei peggio di un poliziotto corrotto. Come te. Fermati, 17. 17? Vai a chiedere al portiere se ha notato qualcosa di strano. Io non sono corrotto. Bastardo! Avevamo cominciato così bene, 44. Tu ed io. Io ti stimo, sai. Nemmeno io ho mai creduto a quella prima vista. C'erano dentro nomi di persone che conoscevo e stimavo. Poliziotti, amici, eroi. Persone che hanno dato tutta la loro vita al servizio della città. E che sono stati infangati da quel magnate perfido e senza scrupoli. Non giriamoci intorno, 44. Tutti abbiamo commesso degli errori. Io, loro e magari anche tu. E poi non li chiamerei errori, ma espedienti per arrivare più serenamente alla pensione. Mi dispiace che il tuo nome fosse lì, 44, e ti capisco. So che la tua vita, da quel giorno, è diventata un inferno. Ora, guardati intorno, 44. Guardati allo specchio. Fai l'investigatore privato, e diciamocelo, non hai un gran successo. Ma sei sempre stato un tipo cocciuto e pignolo, e non credo tu abbia mai smesso di chiederti come mai il tuo nome sia finito su quella lista. Quanto odio devi esserti portato dentro verso 73? Quanto? E così, semplicemente, hai deciso di vendicarti. Ed eccoti il movente. Vendetta. Vai da 73 con la scusa di un whisky e decidi di fargli bere l'ultimo sorso. Lo uccidi e inscegni un suicidio. Poi alla prima occasione fai fuori anche 13. Chissà che cosa ti ha raccontato per piantargli una pallottola in testa. Continuano a sfuggirmi le prove della tua storiella da 4 soldi. Una storiella che qualsiasi giudice si verrebbe.
così, in un sorso, proprio come il tuo whisky. Ah, già, che stupido. Le prove. Intendi queste prove? Le foto che ti hanno scattato mentre entravi in casa di 73, poco prima che 13 venisse ucciso? Che cosa ti ha detto quella checca? Chi le ha fatte queste foto? Oggigiorno è questo il vero potere, 44. Le immagini, alla portata di tutti. Se vuoi vincere una guerra, non assoldare 100 soldati, ma qualcuno con la macchina fotografica e la macchina da scrivere. Calmati, 44. Ti propongo un accordo. Faccio cadere tutte le accuse contro di te. Non solo, ti offro un posto in polizia, reintegrato, perché un poliziotto può anche giocare a fare l'investigatore, ma rimane sempre un poliziotto. E tu, in cambio, mi dai quella lista. Lo sai cosa mi ha detto 13? Che la polvere è dappertutto e i parassiti sono ovunque. E bisogna fare pulizia, pulire bene, altrimenti va tutto in rovina. Come mai vuoi così tanto quella lista? C'è il tuo nome sopra. La sai una cosa? La lista a questo punto, anche se ce l'avessi, non credo proprio te la darei. E bravo 44. Mi piacciono gli onesti. 17? Libera il sospettato. Ma come? 17, è un ordine, liberalo. Non si può dire di certo che le cose si stiano mettendo bene per il nostro eroe. E l'abbigliamento sconveniente è l'ultimo dei suoi problemi. Stanco, con la faccia gonfia e un forte mal di testa in arrivo. La luce filtra dalle veneziane abbassate, ferendolo agli occhi, aggravando i postumi della sbronza. E mentre con la testa cerca disperatamente di ragionare e mettere ordine nel caotico susseguirsi di eventi degli ultimi giorni, con il naso avverte un intenso, inequivocabile odore di guai. Bene, come se il resto non bastasse, ora la polizia gli sta addosso e sembra molto determinata. Ma la cosa peggiore, quello che veramente non riesce a digerire, è che è stato messo nel sacco proprio l'unica volta che ha dato fiducia ad una donna. Adesso basta, è il momento di passare all'azione. Che ci fate ancora qua? Il locale è chiuso. Fuori! Ho detto fuori! Fate come vi pare. Eccoti qua. Guarda chi si rivede. Il bel addormentato nel bosco. Piantala. Stavolta c'è poco da scherzare. Che ti prendi? Tiago, mi fai un whisky? Offro io. Senti, bella. Che mi dici di questa mattina? Ah sì, scusa, sono andata via senza salutare di fretta, mi dispiace. Non ti facevo così romantico, sai? Comunque. Ah, hai per caso trovato il mio negligee? Per cercare quello che mi hai messo sotto sopra la casa. Sì, già. Senti, bella, ne ho abbastanza. Per chi mi hai preso? Tutti questi mesi a lanciare sguardi, fare sorrisini, a stuzzicarmi, a fare quello che sai fare meglio. Smettila. Dovrei, vero? Non credo che lo farò. Credo che ti dirò in faccia tutto quello che ti meriti. Piccola, stupida, rivista senza morale. Senza passato, senza presente e senza futuro. Pronta a barattare la tua anima per un bicchiere di champagne o un giro in limousine. Non sei meglio della feccia che frequenti. Smettila. No, bella, non la smetto. Questa volta è tutto chiaro.
Ho capito che sei disposto a fare qualsiasi cosa pur di ottenere quello che vuoi. E visto che volevi la lista di 73, immagino di dovermi ritenere fortunato a non aver fatto la stessa fine che ha fatto lui! Smettila, 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 smettila! Basta, basta! Che ne sai tu, eh? Che cosa ne sai tu? Credi di aver capito tutto, ma invece non hai capito niente! Pensi che ho sentito io vivere così? Pensi che qualsiasi persona sana di mente possa seguire a vivere così? Cosa potrei fare invece? Arruolarmi in polizia? No, la carriera diplomatica, magari manager in una grande azienda. Lo sai che cosa ha riservato la vita per quale come me? Ne hai un'idea? No, 44, no! Io a fare la sguattera non ci sto! A pulire mozzicone dei piatti sporchi, a togliere il vomito nei bagni, io non ci vado! Perché io valgo di più! Anche se gli altri non lo pensano, io lo so! Io valgo di più! Non mi importa quello che mi sta intorno. Io vado avanti da sola. Me la cavo come posso, ma come merito! Sopravvivo 44! Mi limito a fare questo, sopravvivo! Non è nemmeno facile, sai? Devi stare attenta. Scivolare tramite gli ostacoli, capire i pericoli ed evitarli. E se ne incontrano tanti, continuamente. Ma no, magari fosse tutto qui. Devi sorridere, carina, un po' stupida. Devi far sì che tutti ti vogliano bene. E quindi tu devi volere bene a tutti nello stesso modo. Che significa che non puoi volere bene a nessuno. E se disgrazia dal male di saltarsi in mente di sentire quello che gli altri esseri umani sentano semplicemente perché sei umano anche tu, e allora te ne penti, e come te ne penti, e dopo vieni tu qui ferito nell'orgoglio, arrivi qui e mi accusi, e di che cosa vuoi? Già, e di che cosa? Questa volta è esagerato. No, non si trattano così le signore, specie se è la mia sorellina. 12, 86, siete stati voi. Avete ucciso voi 73 e 13. Ma certo, 73 e 13 fa 86. E questo è il 1947, 19, 47, 66, 6, 6, 12. Che stupido! Avrei dovuto capirlo fin dall'inizio. Senti, queste chiacchiere io non le ho capite. Comunque, dov'è la lista? In quale lingua ve lo devo dire? Spero che questa vada bene, è l'unica che conosco. Non lo so. E io non ti credo. E io non so che farci. Beh, potrei cominciare con il piantarti una bella palottola nella gamba. Come diceva quel tale, no grazie, preferisco di no. Allora, peccato, perché è proprio quello che sto per fare. E adesso fermi qui dove sono. Silenzio. Ispettore 71. 44? Cosa vuoi ora? Hai 5 secondi e poi riattacco. Ho una notizia. Ho risolto il caso. Sì. E io sono la regina d'Inghilterra. Sua maestà, ho qui con me i due colpevoli, 12 e 86. Ma cosa dici? Sei sicuro? Come l'oro di Fort Knox. Mi hanno appena assalito. Dove sei? Al Pink Flamingo. E dove se no? In questi casi ci sono solo tre cose che mi piacciono. Uno, un bel bicchiere di whisky. Due, un po' di musica. Tre, lasciare la luce accesa. Re
Lo so benissimo che non siete stati voi. Siete troppo stupidi. Ma la lista non l'avete trovata. E adesso, liberi in giro, siete troppo pericolosi. E allora? E allora niente. Basta non lasciare testimoni e dar la colpa di tutto a 44. Dove ha detto che andava? Cosa hai fatto? Sei pazzo! Calmati. 17, vedi? È fondamentale che non ci siano testimoni. Fondamentale! C'è nessuno?
dubito. C'è nessuno? Piano, soffro il solletico. Non fare il simpatico, 44. 5 omicidi sulle spalle non sono una roba da poco. 5? 71, dai numeri. No. Siediti. Poco fa, passando davanti al Pink Flamingo, ti ho visto uscire di corsa dal locale. Capisco che alla tua età si possono avere dei vuoti di memoria, ma ti ricordo che ci siamo visti dentro al Pink Flamingo, non fuori. Ti ho anche detto... Stai zitto e ascoltami. Ti ho visto scappare dal Pink Flamingo. Mi sono insospettito e sono entrato nel locale. Vorrei dire, siamo entrati. Sono entrato. Il Pink Flamingo sembrava vuoto, ma in realtà all'interno c'erano 3 persone, tutte morte. 2 di loro erano un cameriere guercio e una puttana. Ti dico, se fosse stato per loro... ti avrei lasciato anche stare. 2 così non contano niente. Ma accanto a loro c'era anche un terzo cadavere, quello di un poliziotto. Ed è grazie a lui se domani tutta Los Angeles leggerà di quei morti. 3 più 2 5. I conti tornano. Non do i numeri. Lasciami indovinare. È solo grazie alla morte di 17 se ti sei scomodato a venire fino qua a raccontarmi questa balla. Questa balla, come la chiami tu, è quello che racconterò al processo. E i giudici potranno scegliere tra la versione di un ispettore di polizia e quella di un detective squattrinato, ex poliziotto corrotto, che non ha nemmeno i soldi per comperarsi un testimone oculare. Dimmi dov'è la lista e cambierò la mia versione al processo. Io vorrei quella lista più di ogni altro. Ma mi serve un codice per arrivarci. E io non so dov'è. Non ci crederai, ma è così che stanno le cose. Hai ragione. Non ci credo. Dimmi dov'è la lista o sparo! In una cassetta di sicurezza. Dove? Nella banca di El Paso, al nome 314. Come apro la cassetta? 42. Chi è? Non chi è, ma cos'è? È il codice per aprire la cassetta di sicurezza contenente la lista pi greco 2. 42. 2 volte. 42-42. Grazie, 44. Mi sei stato davvero molto utile. Adesso, secondo la mia promessa, dovrei lasciarti andare. Ma vuoi sapere una cosa? Oggi non mi sento in vena di mantenere le promesse. Sorpresa! L'uomo giusto, al posto giusto, al momento giusto. Sono entrato mentre quel pazzo parlava, sono rimasto di sasso. Non credevo le mie orecchie. L'ispettore 71. Ma chi lo avrebbe mai immaginato? Ma sei intervenuto in tempo. Meno male che c'eri tu. Grazie. E in più, io ti credo. Non perdiamo tempo e cerchiamo quel codice. La casa non è grande, dai, dovremmo fare la sera. Soltanto 13 sapeva che il codice era nascosto in questa casa. E 13 lo ha detto a me un attimo prima di morire. Lo sapevamo solo io e lui. Io, lui e la persona che gli ha sparato. Hai tempo per una storiella? Ho l'impressione che la storiella sia molto interessante. Posso sedermi? I padroni di casa sono fuori. Puoi fare quello che ti pare. Puoi anche farti un bicchierino se vuoi. Non sai come sono fatto? Mi passa la sete quando gioco a fare il bersaglio.
ricordi quello scandalo di 10 anni fa? Sei finito in galera, vero? Caro il mio poliziotto innocente? E lo sai chi ti ha incastrato? 73. Sei diventato bravo come detective. Quando l'hai scoperto? Ieri. Tu lo sapevi? Se lo sapevo. 73 ha soltanto provveduto a raccogliere alcune prove. False! Ma in realtà il tutto è partito dalle accuse che qualcun altro ti ha rivolto durante l'indagine. E lo sai chi è stato? Perché lo hai fatto? È facile per te fare il santo, il paladino della giustizia, eh? Tu ti sei onorato in polizia perché credi nell'ordine, nella legge. Tu credi nella possibilità di far trionfare il bene. Ma lo capisco, sai. Lo capisco perché ti conosco. A scuola ti sanno i principi, sin da bambino. Ti giochi secondo le regole, al campetto del baseball. Della domenica mattina a casa, subito dopo la messa, un ringraziamento veloce, ma sentito al Signore, mentre l'arrosto fumante in tavola e i raggi di sole illuminano la cucina di luce dorata. E a quella luce è chiaro che cosa è giusto e cosa è sbagliato, che cosa è bianco e cosa è nero. A me la vita ha riservato altro. Un posto dove il bianco e il nero non esistono. C'è solo grigio. Dove vai a scuola con un calcio in culo al posto della merenda. La merenda era Ruby. C'è la colpa. La becca qualcun altro. Semplice. Perché la domenica la luce non è dorata, ma grigia. Di fumo di sigaretta. In tavola non c'è niente. Credimi, si impara alla svelta a nascondersi in quel fumo e da lì dentro colpire. Io combatto ogni giorno, l'ho sempre fatto, sono costretto a farlo, è l'unica cosa che mi riesce. Sono un predatore feroce e arrabbiato e non mi stanco mai! Catturarmi vivo è impossibile! Proprio come nei film, il cattivo prima di sparare al buono parla sempre troppo. Ah, oh, ma io non sono cattivo. E infatti mica ti sparo, mi basta vederti saltare giù dalla finestra. Perché non ha lasciato che fosse 71 ad uccidermi? Non lo so, forse in fondo sono un tipo romantico e avrei davvero voluto che la trovassi quella vista. Molto gentile da parte tua. È così? Avresti avuto il tuo momento di felicità prima di schiattare. Sono commosso. E poi vuoi mettere a vedere la tua faccia dopo che ti ho raccontato tutto? Avanti, alzati. Lo prendo qua. Avanti, forza. Me li vedo già i titoli dei giornali di domani. Detective accusato di molteplice omicidio, scrive la parola fine alla storia della sua vita. Forza, salta su condizione. Avanti. Sai, ora che ci penso, c'è anche un altro motivo per cui l'ho fatto. Ti confesso che non mi è dispiaciuto toglierti quell'aria da eroe ottimista dalla faccia. E confido che in tutti questi anni tu l'abbia ormai capito. Quella che tu chiami giustizia non trionfa sempre. E i buoni non vincono quasi mai. Ed eccolo qui,
il nostro uomo, proprio dove lo avevamo lasciato, sospeso, in equilibrio precario, in bilico tra il baratro da una parte e una pallottola dall'altra. Che ne sarà ora di lui? Se c'è qualcosa che la vita ci insegna, è che il futuro non è determinato, ma dipende dalle nostre scelte. Ecco, passi per il whisky. Ne ho bevuto parecchio. Passi per le botte, che non mi sono certo mancate. Ma come mi sono cacciato nei guai, non l'ho ancora capito. E che guai. Grossi guai. E ora che faccio? Che diavolo faccio? E adesso salta! Col cavolo! Salto solo se mi spari. E se mi spari, non è più suicidio. Nessun problema. La pistola. Allontanati. E adesso, 40 anni a Sing Sing, non te li toglie nessuno. Non ne sarei così sicuro. Ah! '91. Te lo riconosco. Alla fine avevi ragione. I buoni non vincono quasi mai. Quasi. '91. Sì? Cosa c'è? Qualche frase ad effetto da lasciare i posteri? No, nulla per i posteri, ma un consiglio per te. E sarebbe? Mai mettere un uomo con le spalle al muro. E sai perché? Oh, bella, e perché? Oh! Non vincono quasi mai. Quasi. La sera sta calando sulla città e in ogni casa, ogni palazzo, tante piccole luci si accendono, pronte a sconfiggere il buio. La vita prosegue, inarrestabile. Per una storia che si conclude ce ne sono altre 100, 1000 che sono appena iniziate. Molte sono storie ordinarie, banali, alcune insolite, poche sono come questa. Il mio racconto si ferma qui. Non tutto è stato svelato, tanti sono ancora i misteri che i protagonisti degli avvenimenti a cui abbiamo assistito custodiscono. In molti sono scomparsi, la loro esistenza si è conclusa tra le pieghe della narrazione, i loro segreti sono perduti per sempre. I pochi sopravvissuti sono ora liberi, nascosti all'occhio del giornalista e alla penna dell'autore. Cosa ne è stato di loro non lo so, non mi è dato saperlo.
La loro storia prosegue senza di me. Si mescola e si confonde alle 100, 1000 storie di questa città. Meglio così. Perché? Che è successo? La polizia se n'è appena andata e ha appena portato via due cadaveri. Quello dell'ispettore, 71, e di 91, il barista. Più tardi dovrò andare in centrale a lasciare la mia deposizione. 71 e 91? Erano quelli i nomi che mi ha fatto al telefono? No, non erano loro. Cosa c'è? Non mi faccia stare sulle spine. Nulla, nulla. Come si dice, un po' alla volta tutte le tessere del mosaico stanno tornando a posto. La prego, mi spieghi, non capisco. Non si preoccupi, ci ho messo un po', ma alla fine credo di aver capito io. Vuole che le spieghi tutto? Ma certo, 44, la prego. Allora si mette comodo. Sì, è una storia lunga, una storia che comincia 10 anni fa, nel 1937. Lo sa cos'è successo nel 1937? È giovane, ma forse se lo ricorda. Los Angeles è stata sconvolta da uno scandalo di corruzione. Politici, magistrati, uomini d'affari, poliziotti, tutti quelli che contano, compreso il sindaco. Tutto nato dalla denuncia di un uomo, il signor 37. Stanco di essere taglieggiato dalla malavita, il povero 37 denuncia il capo di quell'organizzazione. Un brillante affarista dalla faccia rispettabile. Sì, proprio lui. Il suo defunto marito, 73. 73 incastrato, finito. Il suo losco e sporco impero sta per crollare. Ma all'improvviso, poco prima del processo, durante una battuta di caccia succede un incidente e 37, il suo principale accusatore, muore. Non è difficile immaginare chi ci fosse dietro, vero? I giudici non hanno più nulla a cui appigliarsi. E pur di non rimanere a mani vuote, trovano un accordo con lo stesso 73. L'immunità in cambio dei nomi di tutti i corrotti. La lista pi greco. Quella finita sui giornali?
quella in seguito alla quale in tanti sono stati rovinati? Già, in tanti, me incluso. Sì, proprio quella. Ma 73 è molto furbo e non fa tutti i nomi. Alcuni se li tiene di riserva, come assicurazione supplementare, potremmo dire. Altri, perché potrebbero fargli comodo. Pensi che arriva addirittura a sacrificare un poliziotto innocente? Io. Per sviare i sospetti emersi sul suo partner, 91. Mi dispiace, sono mortificata, mio marito, non credevo che... Già, dispiace anche a me. 91 capisce che comunque è il caso di cambiare aria. Si dimette dalla polizia e un po' perché è costretto e un po' per convenienza accetta di diventare il gestore degli affari sporchi del suo defunto marito, nonché della base operativa, il Pink Flamingo. Passano gli anni e tutti i superstiti vivono felici e contenti, cioè tutti, tranne uno, io. Mi dispiace! Mi dispiace, sì, lo capisco, anche a me. Ma all'improvviso? All'improvviso succede qualcosa di inaspettato. Qualcosa che cambia tutto. La porta del mio ufficio si apre. Ed entra lei. Disperata. Perché 73 è scomparso. Colpo di scena. Non capisco. Non capisce, sì, lo so, me lo immaginavo. Dov'è 73? Che fine ha fatto? 73 è imprigionato da un paio di giorni da qualche parte. Al Pink Flamingo, suppongo. Anche perché a tenerlo prigioniero è 91, il barista. Poi lo stesso 91, dopo averlo narcotizzato, lo porta nella soffitta di casa sua. Dove, in scena, il suicidio. Lo ha ucciso 91. Francamente, nella soffitta non sono sicuro di come ci sia arrivato. Ma ci è arrivato di sicuro, perché prima non c'era. Forse qui può aiutarmi lei. Cos'è che può entrare nella soffitta di casa sua di nascosto e che può contenere il corpo di un uomo narcotizzato? Non saprei. Mio marito e il maggiordomo ci tenevano materiale non proprio legale. Forse una cassa di whisky di contrabbando. Ma certo, il whisky di contrabbando. Ecco perché il maggiordomo non voleva che salisse in soffitta. È bravo 91. Ha pensato proprio a tutto. E scommetto che si è anche fatto aiutare da quell'inconsapevole cameriere. 12. Si spiega proprio tutto. Manca solo una cosa. Il movente. E perché 91 avrebbe dovuto uccidere 73? Già, perché? La storia del suicidio non regge a lungo. 73 è morto e ha lasciato una lista di nomi che in tanti vorrebbero avere e in troppi vorrebbero far sparire. 13 capisce dov'è quella lista. Mi scrive una lettera che affila in quanto dice lui a un certo 9, di cui non si ha nessuna traccia. L'unico punto oscuro di tutta questa storia. Poi tenta di dirmelo, ma 91 lo fa fuori prima che ci riesca. 44, io la sto ascoltando. Ma a parte il nome di 91, non è che mi stia dicendo molto di nuovo. Mi perdoni, abbia ancora un attimo di pazienza. A questo punto tutti sembrano convinti che la lista ce l'abbia io. Da adesso posso capirli, non è che vi manchino i motivi. Prima i due poliziotti, 71 e 17. Sanno essere molto convincenti, devo ammetterlo. Ma non ottengono nulla, anche perché io la lista non ho idea di dove sia. Poi il cameriere 12 e sua sorella 86, che altro non sono che i figli del mai troppo compianto, quasi testimone chiave, 37. Qui io prendo un granchio e credo che siano loro i due colpevoli. Loro non si preoccupano di smentirmi e io avviso lei, ma mi sbagliavo. Quindi si riferiva a loro quando mi ha chiamato? Già. Vengo qui per esporre le mie conclusioni e aspetto. Mi dispiace del ritardo, ma come l'ho detto la macchina... La macchina, certo, il traffico. Insomma, mentre aspetto arriva 71, un bel tipino pure lui, che ammette candidamente di aver sentito i due fratellini, nonché il suo caro poliziotto, e che non vede l'ora di fare la pelle pure al sottoscritto. Lo segue a ruota il mio amico, 91, che bontà sua lo stende e mi salva. Peccato che poi mi confessi che per concludere il suo piano in bellezza debba uccidere pure me. Beh, non gli riesce. Scusi, la vedo distratta. Sì, è un po' complicato, lo riconosco. È riuscita a seguirmi fino a qui. Non ne sono sicura, vediamo. Nel 37, 37 denuncia, 73 muore. 73 con la lista pi greco incastra 44 ma salva 91. Nel 47, 91 ammazza 73 ma anche 13, che prima ha scritto una lettera a 44 tramite 9. 12, 86 ma anche 17 e 71 vogliono la lista pi greco da 44.
ma 71 ammazza 17, 12, 86, ci prova con 44, ma 91 lo seca prima, perché 44 lo vuole lui. Giusto? Sì. Bene, e allora l'assassino era 91. Certo, 73 e 13 sono stati uccisi da 91. Rimane da spiegare il perché. Credo di aver capito, l'ha detto prima lei, perché il nome di 91 c'era nella lista e non voleva che il maggiordomo le rivelasse dov'era. Lei avrebbe scoperto il suo tradimento e lo avrebbe denunciato. Questo spiegherebbe l'omicidio del maggiordomo, ma non quello di 73. Già! A questo punto non credo che lo sapremo mai. Non sia così pessimista. C'è solo una domanda da farsi, una piccola domanda che però può cambiare tutto. E cioè? Come sapeva 91 che mi avrebbe trovato qui? Avrà immaginato, avrà pensato... O più semplicemente, glielo ha detto qualcuno. Lei. Io? E perché mai? Per colpa del caso, del fatto, dell'intervento divino, scelga lei. Non capisco. Perché volontariamente avevo indovinato? Perché i colpevoli sono veramente due, 91 e lei. Ma il caso ha voluto che la telefonata fosse disturbata e che lei non sentisse i nomi che le dicevo. E sentirsi raccontare che avevo capito tutto, che sapevo chi erano i due colpevoli e che volevo incontrarla più presto. Questo le ha fatto scattare tutti i campanelli d'allarme. Chi lo sa, forse ha pensato di godere di un certo ascendente su di me e che io volessi parlarlo in privato prima di andare alla polizia. Così ha mandato il suo complice, 91, a sistemare le cose. E aveva ragione, dopo tutto, visto che sono qui con lei e con la polizia non ci ho ancora parlato. No, che cosa dice? Io 91 lo conoscevo appena, questa storia non sta in piedi. E quali prove avrebbe? 64. Lei è troppo intelligente per non capire che, se messa sulla pista giusta, alla polizia non sarà poi così difficile smentirla. Immagino che gli argomenti che ha usato per convincere 91 l'abbiano costretta a passare un po' di tempo con lui, e questa città ha troppi occhi e altrettante orecchie. E inoltre... non dimentichiamoci il movente. Già sentiamo quale sarebbe stato il movente. Ma come? Il più banale, il più classico di tutti. Quello che ha fatto sì che venisse inscenato un suicidio, in maniera che non ci fossero indagini, inchieste o complicazioni di alcun tipo. Mi dica, che cosa ne ricava lei dalla morte di suo marito? Un sacco di soldi. Banche, terreni, imprese, titoli, tanto da guadagnare di rendita per il resto della sua vita. L'eredità! Mia cara, tutto sommato, non credo lei abbia poi tanto da dirmi. E credo che i giornali dovranno cambiare la prima pagina di domani. Aspetta! Si fermi, la prego. Guardi che non servirà a nulla. Non importa. Io le voglio spiegare ugualmente. Lei ha elencato la successione degli eventi. E quella sì, è corretta. Ma non può. Non deve fermarsi agli eventi. La verità non è lì. Al suo racconto mancano i vuoti. Mancano le assenze. Mancano gli sguardi di indifferenza. Quelli che ti oltrepassano proprio quando ti presenti con il tuo miglior vestito. Dopo ore passate dal parrucchiere. Mancano i sogghigni, le occhiate di scherno di tuo marito. Mentre esce per una... nottata di lavoro con il suo amante. E le serate, passate a guardarti allo specchio del bar, trangugiando un bicchiere di whisky dopo l'altro, senza sentirne il sapore. Una serata dopo l'altra, una identica dopo l'altra, a formare mesi, anni. E la tua faccia allo specchio del bar non è più quella di prima. E i bicchieri pesano sulla tua anima, sulla tua pelle, che si abbandona e cade. Le faccio pena per caso? La mogliettina che si sente sola e fa ammazzare il marito? Ah, ma non è tutto qui, sai. Non è per niente tutto qui. Magari lo fosse. Al suo racconto manca il cerone, sparso in abbondanza per coprire i lividi. Lo sa come si fa a nascondere una bruciatura di sigarette? Lo sa? È facilissimo. Le posso insegnare se vuole. Sono diventata molto brava.
mancano gli antidolorifici. Che il cielo li benedica. A tenere sempre con sé nella scatoletta delle mentine. No! Mai nulla di grosso, sa. Nulla da mandarti in ospedale. A parte un paio di cadute dal cavallo, che può capitare a tutto, si intende. Qualche taglietto, qualche scottatura, piccole cose, quelle che succedono a tutte le masaie. Beh, un po' più frequentemente del normale. Soprattutto visto che io in cucina non ci vado mai. E infine mancano le notti insonni. A tremare può le menti di paura per ogni scricchiolio del parquet. E per il rumore della porta che si apre e lascia entrare il buio. Il buio che riempie la stanza, che soffoca, che stordisce, lasciandoti per fortuna incosciente. Anche se in balia del mondo. E piano, 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 un drink dopo l'altro. Il barista diventa il tuo miglior amico. E chissà, forse si intenerisce davvero. Forse non ti sta solo usando, può essere, no? Qualsiasi cosa sia, tu ne hai bisogno. È una luce, una scintilla di luce nel buio. Davvero le cose possono cambiare? Davvero? Hai paura, ma non dovrai fare nulla. Solo chiudere gli occhi, stringerli forte per un po' e sarà tutto finito. Penserà tutto lui, ha detto. E così è stato, infatti. E vuole che le dica una cosa. Lei faccia il suo dovere. Ma io sono sollevata. In questi pochi giorni sono rinata. Forse ne vale persino la pena marcire in una cella sporca. Meglio nessun futuro che quel dolore, quel tremendo dolore continuo. 64, che cosa devo fare io con lei? Gliel'ho già detto, lei faccia il suo dovere. Già, certo. Il mio dovere. Qual è il mio dovere? Io non sono più un poliziotto. Sono solo un investigatore privato e lei è ancora la mia cliente. Quello che è venuto fuori di 73 in questa storia schifosa non gli procurerà di certo un posto in paradiso. Ma io non posso tacere la verità. E la verità è che 73 è morto. Il 91 l'ho ucciso. Chi lo sa? Forse tirava una brutta aria per lui. Tant'è che ha ucciso anche 13 e 71. E per poco non uccideva anche me. Un brindisi a te, 91, vecchio amico mio. E a lei. Auguro giorni più felici di questi. Io non so com'è. Nemmeno io. Torni a casa adesso, da sua madre o dove vuole. Ma vada via di qua. Ricominci da capo. Io, lei, aiuto! Aiuto, ehi! Chiuso! Aiuto, ehi! Se potessi esprimermi correttamente nella lingua di questi zotici ignoranti, direi loro che prima di questo mondo di boria, sicumera e confusione, di cattedrale di cristallo costruita a celebrare il loro ego vuoto e smisurato, prima del nulla scintillante che ora domina, esisteva una terra di filosofi e di poeti, di illuminati, pazzi e pensatori, di stupidi guerrieri e di idioti sapienti, di angeli bastardi e di onesti truffatori. Una terra di uomini. Ora quel mondo non c'è più. Lascia il posto a questo e la sua memoria è destinata a svanire.
perché chi è in grado di raccontarla e far loro da guida non ha voce. Addio, antichi dei, addio, scienziati dell'anima. Qui non c'è posto per voi. E più proverete ad entrare, più ne sarete sbalzati fuori. Abbiate un dolce riposo nel limbo delle idee dimenticate e dei sogni perduti, dei sovrumani silenzi e prontissima quiete. La vostra esistenza, così come questa storia, è ormai finita.